chiedere esperimenti al relatore. Io credo che la relazione di Paglia sia stata molto acuta e molto viva e molto capace di dissipare tutto, però nello stesso tempo credo che abbia, in un certo senso, proprio perché è stata molto interessante, abbia anche la possibilità di suscitare delle domande, ecco, sarebbe possibile per chi vuole intervenire, non obbligatorio questo ovvio, ma sarebbe possibile per chi vuole chiedere dei chiarimenti su qualche punto, degli approfondimenti, anche alla luce di dubbi personali. Bisognerebbe però venire qui, questa è una cosa, c'è un microfono qui, perché se si parla dal posto non sente nessuno. Quindi bisognerebbe avere la bontà di venire qui e porre la domanda al microfono. Prevederei anche di essere molto brevi negli interventi in modo da lasciare spazio agli altri. E Padre Natura, parlando dei maghi, parlava della gente che crede che non ci sia inventata, ha venduto, eccetera, eccetera. Io sono d'accordissimo su tutto quanto ha detto e ci sarebbe da dire molto di più, però vi chiedo solo una cosa. E ci sono dei maghi e abbiamo degli esempi che hanno effettivamente operato su determinate persone e non è stata suggestione e non è assolutamente, ci sono a prescindere da quelli finti, cioè io vorrei chiedergli questo, per me cos'è stato? Intervento divino o effettivamente queste persone hanno avuto dei poteri a prescindere dalla suggestione? Cioè, ci sono maghi buoni o ci sono maghi cattivi? Ecco la domanda. Maghi buoni, nel vero senso della parola, non ce ne sono. Grazie. Però ci possono essere delle persone in buona fede che hanno un potenziale nelle loro mani naturale e che possono giocare, sono dei guaritori naturali, per cui non sono dei veri maghi, ma quando c'è un mago che opera e ottiene gli effetti, allora bisogna subito dubitare che ha ottenuto quell'effetto dal maligno con cui è insieme, il quale dà un favore, però non dà un favore senza niente, è un buon compratore, per cui se dà un favore poi esige un altro favore più grosso e togli un male, poi hai permesso di metterne un altro più grave attraverso quella dipendenza che si opera, per cui si resta dipendenti dal mago e allora il maligno toglie un male minore e dà un male maggiore, non fa niente per niente, per cui è sempre male ricorrere ai maghi. Potrei io dire una cosa? Al micro. Intanto desideravo sapere in che capitolo impone la taroterapia, la telecinesi, ma sono problemi che si richiedono delle risposte lunghe. E poi, sempre rifacendomi all'intervento della signora, a parte questa magia occidentale che si serve di mezzucci, e lei ce l'ha dato un esempio di strumenti che poi fa pagare a caro prezzo, c'è un tipo di magia che io non chiamerei neppure tale, ma che la definirei, ecco, pregna di poteri divinatori, che è tipica del mondo orientale e verso la quale anche molti sacerdoti prestano attenzione. Anch'io per la verità ne sono affascinata, non sto parlando del buddismo, no? Che anche qui è fortemente sentito, ma sto parlando proprio
di un tipo, ecco, di arte divinatoria fatta di profezia, di guarigione, di creazione del nulla e anche di risurrezione, se lei ci crede, tra. Grazie. Nel mondo occidentale ci abbiamo una magia blanda, ma c'è il mondo africano, per esempio, e il mondo orientale, per esempio India, dove ci sono forme di magia molto più forti di quelle nostre. La dominazione è alta e antichissima in tutto l'Oriente, in Cina, in India, nel Tao Te Ching, oppure in tutte le opere della sia di sia quelle scintoliste del Giappone, sia tutte quelle degli Hindu, indiani, troviamo molte formule magiche e molti poteri magici più grandi di quelli che noi non troviamo in Occidente. Si può ipotizzare una forza nella natura che non avesse in attività, ma dobbiamo pensare anche a una potenza demoniaca che opera in loro. Il demonio opera, si mette di fronte a Dio, contrasta l'opera di Dio, fa cose mirabolanti. Questo Dio lo permette, per cui possiamo anche ipotizzare un intervento massiccio e molto più forte di forze maligne in queste popolazioni. Per cui confessiamo che ci sono forme di magia più intense in India che non in Occidente. Ci sono i riti di Umbumba, Macumba, Voodoo, che sono in alcune stregonerie africane che è difficile smantellare. Qualche volta ho dovuto fare esorcisme su persone che hanno avuto così da fare con maghi africani. È difficile intervenire perché c'è una potenza demoniaca difficilmente eliminabile, per cui realmente ci sono questi fenomeni, però sono da attribuire o a poteri che la natura stessa conserva e che il maligno potenzia, oppure interventi proprio diretti del maligno. Prendete per esempio quel celebre mago così orientato, come si chiama? Sei bamba, quella è personificazione del maligno, quello è un indemoniato. Lì è il demonio che opera, e opera cose miracolanti, e il demonio in persona che si presenta. Questa è la mia risposta. Riguardo alla pranaterapia, qui il discorso è lungo. Abbiamo tre forme di pranaterapia. Certamente c'è una forma così blanda, non si può condannare in teoria, una forma media dove c'è da discutere, e una terza forma che evidentemente è proibita perché è sotto la guida dello spirito, cioè sotto l'azione dello spirito guida. I più bravi pranaterapeuti ci confessano che è lo spirito guida che suggerisce i modi di fare, per cui bisogna distinguere pranaterapia da pranaterapia. Se si vive soltanto al potere psichico di una persona che veicola la sua forza e stimola nell'altra persona le forze di recupero, e allora ancora non siamo in una pranaterapia proibita, almeno in teoria. Però in pratica io consiglio di non usare la pranaterapia, perché induce passività nella persona e perché non sappiamo su quali livelli si muove il pranaterapeuta. Per cui pastoralmente si consiglia di non ricorrere al pranaterapeuta, poi lasciando così sul piano teorico libera la discussione. Allora, io volevo desidero un chiarimento sulla
presenza dei sacerdoti all'interno del suo perché la cosa mi ha sconvolto. Cioè, lei ha detto che sono persone che per mettersi in relazionarsi anche con i propri cari e punti. Guarda, c'è il cosiddetto movimento della speranza, ecco. Io ho parlato con i sacerdoti che sono là, che loro credono che non sia proibito. Fare una distinzione, anche tu invochi i santi, invochi Sant'Antonio, San Pasquale, perché io non posso invocare mio padre e mia madre, che sono morti in grazia di Dio, a me non sono morti in grazia di Dio, come tu invochi il santo, come tu invochi una santa, perché tu non invochi tuo padre e tua madre? E allora si risponde, non è qui invocazione, semplice, qui è evocazione, attraverso uno strumento, attraverso questo strumento lui risponde, è diverso, qui non sapevano rispondere, e loro dicono, noi non facciamo niente, noi preghiamo, diciamo alla gente di pregare, poi se chi è pregato vuole usare gli strumenti che noi abbiamo, è libero. Per cui fanno questa decisione subito là. Noi preghiamo il papà, la mamma di accontentare la preghiera dell'orfano. Poi il papà e la mamma, che sono stati così interessati, possono anche usare quei mezzi, un nastro che noi mettiamo lì, se vogliono vengono, noi non proponiamo. E qualche cosa che non va. E sfuggire alla sfuggire al dilemma o c'è l'invocazione e la vocazione di morte o non c'è. Comunque io ho avuto molti colloqui con questo sacerdote che ho detto la scrittura parla chiaro, la Santa Madre Chiesa parla chiaro, voi cercate con queste invocazioni di sfuggire, ma siete nel torto, non siete nella ragione. E noi dobbiamo considerarci, cioè sempre i sacerdoti dobbiamo... Sono in contatto con questi sacerdoti. No, perché? Molto bene, ma dico, come facciamo a distinguere? No, non c'è, sono pochi, in tutte le case ce ne sono quattro, cioè. Io vorrei chiedere qualcosa a proposito degli esorcisti che operano al di fuori della Chiesa Cattolica. A me risulta, non so se è vero, che anche lei ha operato esorcismi con qualcuno che non fa parte della, cioè non fa parte, non è un prete, ecco, non dico che non faccia parte della Chiesa Cattolica, solo questo. Nella Chiesa Cattolica la legislazione vigente è questa, due canoni ci sono, 1925 dice così, che soltanto il vescovo o un suo delegato autorizzato può praticare esorcismo, agli altri è proibito fare esorcismo. Però bisogna sapersi intendere su questo termine esorcismo, non è la preghiera di liberazione. La preghiera di liberazione può farla anche qualsiasi fedele, perché la preghiera di liberazione è una preghiera rivolta a Dio. L'esorcismo è uno scongiuro al nome della Chiesa, del ministro della Chiesa, nella forma voluta dalla Chiesa contro il maligno. Sono due cose diverse. Può essere anche che qualche laico si interrompa la preghiera di liberazione, ma il laico può fare preghiera a Dio, può anche pregare Dio che lo dà gli spiriti del male, ma non può direttamente scagliarsi contro il maligno e ordinare al maligno di andarsene. Soltanto il sacerdote autorizzato può farlo a nome della Chiesa. Amen.